Puntualmente da 3 anni, dal 2012 esattamente, si ripete all'interno della festa dell'emigrato questa raccolta sangue dell'Avis. Questa mattina abbiamo con noi il Presidente del Consiglio, Fabiana Cuzzucoli, buongiorno, che ha donato. Sì, stamattina ho donato il sangue e sono contenta per aver partecipato a questo progetto veramente lodevole. È la mia prima esperienza e sono contenta di averci partecipato. Posso dire che l'intera amministrazione è favorevole e apprezza queste iniziative e le sostiene. Ringrazio il gruppo dell'Avis che è sempre presente in maniera veramente ottima. E ringrazio soprattutto le dottoresse che sono delle persone veramente splendide e riescono a metterti a tuo agio, sono veramente brave. Ringrazio anche Carmelo Toscano che è sempre attivo in questo senso, è un sostenitore, anche con i donatori riesce a porsi veramente bene e soprattutto è una persona che sa, ti avvisa in tempo, sa insomma come deve comportarsi in questo senso. Ecco, Fabiana Cuzzucoli, no? Il Presidente del Consiglio, giovanissima, la prima esperienza, la prima volta che dona il sangue. Sì, è la prima volta, l'ho detto anche prima, ho cercato di donarlo anche in precedenza, però per problemi, insomma, non ce l'ho mai fatta. Questa volta... Anche un po' di paura magari all'inizio, no? Ho paura soltanto perché ho un po' di problemini con l'ago, però no, è una paura superabile. L'esperienza è veramente bellissima, poi io diciamo che sono sempre stata vicina a questa realtà perché i miei genitori sono stati donatori da sempre e quindi ho sempre apprezzato questa iniziativa, sono sempre stata vicina e sempre ho avuto il desiderio di poter contribuire anche io, perché donare è vita, donare è un'esperienza veramente importantissima nella vita. Esatto, quindi da ora in poi, Fabiana, quando può, donerà il sangue. Allora, un messaggio ai giovani come il Presidente del Consiglio: perché devono donare il sangue ai giovani? Un messaggio da una giovane, dal Presidente del Consiglio di Medici. Io sono molto giovane, invito tutti i giovani come me a partecipare a questa raccolta di sangue che sicuramente è un'esperienza costruttiva e un'esperienza che riempie anche la persona che ha donato, perché sa che sta facendo del bene. E invito tutti a partecipare, diciamo le partecipazioni oggi ci sono state, potevano essere molte di più, però... C'è un messaggio da leggere, da far vedere, vediamo, ecco. Anche d'estate ama la vita, prima di andare in vacanza dona presso la sede Avis a te più vicina. Bello, un bel messaggio. Un bel messaggio è così, e bisogna partecipare. Bene, quindi... Numerosi, soprattutto. Numerosi, numerosi. Ha mangiato adesso dopo... Ora no, devo andare a mangiare qualcosa. Bisogna, dopo aver donato il sangue bisogna mettere qualcosa, altrimenti... Sì, per riprendersi un attimino, riprendere le forze. Bene, grazie al Presidente del Consiglio, a Fabiana Cuzzucoli. Alla prossima. Il Presidente Avis Toscano Giuseppe. Allora, puntualmente da 3 anni, dal 2012 esattamente, all'interno della festa dell'emigrante, per volere dell'ingegner Meduri, oggi sindaco della città di Merito, ha chiesto all'Avis comunale di Merito di poter effettuare una raccolta sangue. Il Presidente Toscano Giuseppe, ci informa, ecco, fa presente che in questi 3 anni si sono raccolti circa 60 sacche di sangue, solo gli abitanti di Prunella. Un buon successo, sentiamo un po' quello che ha da dire il Presidente Toscano. Sì, diciamo che l'iniziativa che è partita circa 3 anni fa di inserire nel contesto della festa dell'emigrato una raccolta di sangue ha avuto successo sia a Prunella sia nelle nostre raccolte quadrimestrali che facciamo nel territorio comunale di Merito, anche perché
Brunella, diciamo, è una piazza dove la pubblicità si allarga con le varie manifestazioni serali, quindi molta gente viene a conoscenza che esiste nel comune di Melito l'Aves comunale e che si fanno delle raccolte straordinarie per chi ne ha bisogno. E visto il successo che ci ha dato, spero di continuare su questa strada insieme all'ingegnere Meduri e di poter allargare ancora le nostre raccolte di sangue. Donare il sangue è vita, diceva prima il presidente del Consiglio di Melito, quindi un messaggio alle persone che vedranno questo video dal presidente toscano Giuseppe. Niente, ogni qualvolta si fa la pubblicità alla radio e si dice che c'è la raccolta di sangue a Melito, contribuite, venite perché il sangue è necessità. Necessità, vita, quindi questo è il messaggio. Niente, noi la ringraziamo, Presidente, quindi ci saranno altre... Sì, ci sarà un'altra... Un'altra uscita il 25 di settembre, poi ci sarà una fine anno sempre nel territorio di Melito, insomma ne facciamo 4-5 l'anno, anche 6 durante ogni anno, ne facciamo 6 uscite già programmate con l'Aves provinciale di Reggio, datate tutto per avere la disponibilità dell'automedica, dell'equipe infermieristica e dei dottori. Per chiudere, Presidente, quindi 60 sacche in 3 anni raccolte solo a Brunella, diciamo che è un buon successo. È un buon successo, un buon inizio, speriamo sempre di migliorare anno per anno. Grazie e buon lavoro. E niente, grazie a voi.